È arrivato il momento di raccogliere la sfida ecologica globale e pensare al nostro futuro. Per questo motivo il climatologo Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana e volto noto della trasmissione Che Tempo Che Fa, ci esorta a tenere il cervello sempre acceso, le luci solo quando servono. Lo fa con il libro Prepariamoci, edito da Chiare Lettere. Prepararci a cosa? Prepariamoci a un mondo che avrà meno perché siamo 7 miliardi di abitanti, di cui 1 miliardo ancora non mangia tutt'oggi, ma tutti in qualche modo contraddistinti da una grande corsa verso desideri insaziabili. E questo fa sì che il mondo del futuro avrà più conflitti, avrà meno energia, avrà più problemi ambientali, avrà meno risorse. Ormai siamo circa in 7 miliardi a popolare la Terra. Con i nostri bisogni e le nostre scelte di consumo incidiamo sul clima, sulla produzione di rifiuti, sulla disponibilità di cibo e materie prime. Ecco che allora dovremmo ispirarci al decalogo che troviamo nel libro, ai 10 comandamenti per il XXI secolo e nelle nostre scelte quotidiane ricordarci di non sprecare, di non inquinare, perché in fondo non avremo altro pianeta al di fuori della Terra. Raccomandazioni necessarie se pensiamo che solo le 5 generazioni del Novecento, sulle 10.000 che ci separano dalla comparsa di Homo sapiens, hanno usato così intensamente le risorse con accumulo di scorie e rifiuti nell'aria, nell'acqua e nel suolo da provocare forti cambiamenti dal clima alla biodiversità. Continuare così non è possibile. Entro qualche decennio l'umanità si scontrerà inevitabilmente con i limiti fisici del pianeta, perché stiamo sovrasfruttando il nostro habitat terrestre e senza un piano B, senza un cambiamento, cominceremo a rimanere senza risorse come una carta di credito con il conto in rosso. Mercalli allora ci avvisa, volenti o nolenti dobbiamo essere tutti ambientalisti perché facciamo parte della biosfera e siamo soggetti alle stesse leggi fisiche. Insomma, il nostro destino è legato a doppio filo a quello di tutte le altre specie e di tutti gli ecosistemi della Terra. Nel libro troviamo sintetizzati i fattori principali che rappresentano una sfida per la nostra civiltà e che devono portarci ad un nuovo modello di sviluppo. Il cambiamento del clima dovuto alle emissioni di CO2 sta preparando per noi un pianeta sempre più caldo. I ghiacciai alpini sono in via di estinzione verso la metà di questo secolo. Eventi estremi come alluvioni e tempeste stanno aumentando di intensità e frequenza. Il livello dei mari è in aumento, gli oceani stanno acidificando, le risorse naturali sono sovrasfruttate, quelle petrolifere in esaurimento. Tutto questo non vuole essere una profezia di sventura, ma una realistica presa di coscienza di quanto il nostro sistema ambientale sia fragile e della necessità di adottare quindi nuove ricette. Basta iniziare con il ridurre il consumo di energia, riciclare tutto il riciclabile, produrre e mangiare cose locali, eliminare gli sprechi, ovvero in estrema sintesi sviluppare un'intelligenza ecologica. Ed è un peccato, come sosteneva Winston Churchill, non fare niente col pretesto che non possiamo fare tutto, perché in fondo tante piccole azioni, se messe in opera da molte persone, possono dare importanti risultati. Qual è il piano B di Luca Mercalli? Lo illustra dettagliatamente nelle 200 pagine del libro, a partire dalle azioni che realizza personalmente. Dal consumo razionale dell'acqua ai trasporti, dalla gestione dei rifiuti domestici all'uso delle energie rinnovabili, dall'orto alle vacanze, senza abusare dei voli low cost. Allora, la mia narrazione è un cammino in prima persona, che ho cominciato a fare dalla casa, il rendere la casa meno energivora, consumare meno energia partendo dalla coibentazione, il cambiare i serramenti, dal mettere l'isolamento termico, mettere i pannelli solari sul tetto, tagliare l'acquisto compulsivo, fare una sorta di decrescita appena abbozzata, perché spiego nel libro che è un termine che è qualcosa di nuovo, che va ancora maturato, perfezionato, però si può già cominciare con tante scelte quotidiane. È una sorta di depurazione dal troppo e al contrario un cercare di fabbricarsi il più possibile con le proprie mani. Sono una serie di esperimenti dai quali esco estremamente soddisfatto e che consiglio a tutti come un percorso realizzabile. Non è un cammino di sacrificio, è un grande cambiamento di modo di pensare e di approccio con il mondo.